Tony! Ciro, dimmi tutto. Ma che sta scenografia e giro di vecchie col show? Vabbè, ma arriverà la nostra. Beh, è bella questa scenografia, è troppo bella. Ho capito, ma è usata, Tony. Ma non è usata, è nuovissima, questa è la prima volta che la usano a col show. Ho capito, ma c'è... Vabbè, comunque, gli ospiti che stiamo aspettando, dove sta? Non ci sono, gli ospiti non ci stanno. Te l'ho detto, gli ospiti non sono voluto venire. Come non sono voluto? Allora, ascoltami, c'è stava lo chef vegano più famoso al mondo. Volevo 2500 euro. Va a mangiare sempre da tutti i cabacci. Vabbè, ma non... Vabbè, quello là, no, proprio un maestro Shaolin. Shaolin, hai detto Shaolin. Lin, non può venire. 3,8, 3,800 euro. 3,8. E un calciatore che lo ha, un calciatore quello là, l'ex calciatore del Napoli. Quello sei infortunato. No, non ci sta, c'è da 70 anni. E sei infortunato a 70 anni, è caduto dalla sedia. Ma boh, e come facciamo? Come... Niente, io te l'ho detto, ci sta la trasmissione. Nunna, voglio fa. Ma l'uam tu cosa no, ha messo? No, l'uam tu cosa ha messo? Basta, aspetta! Aspetta, un attimo, Vinac, allora, vai giù, c'è il mio problema, Ludo. Allora, l'ospite non può venire assai. Cioè non ci sta. Pigliamo quelli là che. Pigliamo chi o pubblico, li facciamo tanta gente che ne sa, ma boh, non vi preoccupate. La trasmissione si fa, come si dice? Merda, merda, merda! Vai, vai, sigla, sigla! Vai! Fare la TV, prendi appunti e la fare anche tu. Metti insieme tre cialtroni, quattro piatti e tormentoni. Mischia tutto all'ignoranza. Quanto è bella la TV! La di te si fa con poco lo spirito. Un'atmosfera frizzante questa prima puntata, ringraziamo, allora andiamo avanti. Buonasera, l'unica realtà di questo programma, noi ringraziamo la grande band, la grande band, la grande band, iniziamo con la band. Salutiamo il logopedista di Miserati che è sempre al lavoro per noi. Stiamo facendo passi da gigante. Ludo Brusco Miserati della Rappa per tutti. Una trasmissione molto, molto seria e importante questa trasmissione, ma non sono io il conduttore, nonostante la mia esperienza. Abbiamo scelto il meglio del meglio del meglio. Pensa e non poteva venire. Però abbiamo il nostro conduttore per eccellenza. Pensate, non ha mai condotto, manca una strada, mai, neanche la festa di piazza, una volta lo volevano a Brusciano, ma è stato cacciato fuori, Gigi Della Porta. Buonasera. La giacchetta già fa capire da conduttore. Allora, importante, perché ogni sera noi avremo un tema importante, affronteremo un tema fondamentale. Qual è il tema di questa sera? Perché questa non è una trasmissione tutta a ridere e a pazziare. Una trasmissione seria. Il tema di oggi è... Lo sport, se non mi sbaglio. Lo sport. Lo sport. Parleremo di sport. Leggi il tema della puntata. Qual è? Non leccare con le dita. Grazie. Sta qua dietro. Dove stai? Ecco qua. Signore e signori, parleremo di sport. Posso dirlo? Devi, un attimo solo. Guardo sempre in telecamera, giusto? No, vuoi guardare da parte. Sì, grazie per un minimo di sottofondo. In questa puntata parleremo delle nuove tendenze alimentari, sportive e spirituali. Bene. Per un mindset adeguato occorre fare attenzione a tutto. A tutto, bene. Quindi ci chiediamo... Chi? Non lo so chi sono. Voi, chi chiedete? Io me lo chiedo. Conviene fare delle rinunce a favore del fisico o della mente? Quindi siamo di fronte, caro Gigi, a un out-out. Che significa tecnicamente out-out, ragazzi. Un applauso. E lei è la nostra Valletta. Brava. Però c'era il finale, mi piaceva. Ecco, qual è l'out out? Attenzione. Ma chi ciò fa? Casa mora?
che l'hai letta veramente male, non dire chi è il tuo insegnante di teatro. Questo e questi i nostri ospiti. Facciamo un applauso al nostro ospite, uno dei più entusiasti che c'è. Voglio fare un applauso. Un attimo solo, che c'è? Vuoi fare? Voglio presentare il signore. Ma il signore lo devi presentare. E sono il presentatore. Caro pinguino innamorato, lo presenta lui. Allora la giacchetta cosa serve? Non presenta. Dai. Posso, devi. Sulla mia destra abbiamo. Rocky Balboa. Augustus. Seitan. Tony Mambur. Tony Mambur, che è uno... Aspetta, momento. Quando ho finito, voi scoppiate le mani. Scoppiate le mani. Chef vegano o vegano? Vegano. Vegano del ristorante 3 stelle. Manca 5 stelle. 3 stelle. Hancock in Bangkok. Bene, un applauso. Buonasera a tutti. Buonasera. A seguire o secondo antipasto ma secondo allora questo qui questo qua Shin Heng Ding Dong ma Ding che più dong è cinese maestro Shaolin del tempio Heng Feng. Buonasera. Sul monte Song Gan del villaggio Henan. Andiamo appresso, ma non toccare con la saliva in questo. Ecco, no, neanche lei. Ecco qua. Eccola là. Poi c'è lui, no? Lui è prima lui e poi lei. Abbiamo detto che c'è lui, vai. È perché lei non la conosce. E non ha stato la presenterò. Lui che si chiama Sapio Tutis. Bravo. Buonasera. Biologo nutrizionista lavorato alla Stamford Unitec King Kong Kingdom ex filosofo fallito. Complimenti. Grazie, buonasera. Complimenti. La cosa importante, però, abbiamo altri esperti del settore. Ricordiamo Raffaele Pucci da quella parte. Raffaele Pucci, il nostro in questo caso il nostro nutrizionista, un dietologo nutrizionista. Affermato. Numero uno. Affamato. Se ce n'è affermato, ma poi. No, un dietologo se l'è mangiato lui, è andato un ragazzo che è andato. Ma penso tu parto, l'ha mangiato. Smettila! Si è perso per la strada. Bene. Come vedete, noi parleremo 12 lingue in questo programma. Allora, diamo. Dimmi, Ciro. Oh, sì, ma per lei non sono niente, perché non mi ha presentato? Un momento, fallo arrivare. Non ti dimmi niente, Pizzo. Non ti dimmi niente. Quante volte lo stai facendo leccare per cercare a Ciro? Allora, è finito tutto. Non parliamo di leccare perché è un periodo un po' difficile. Esatto, allora, siamo usciti ancora. Non ce la facciamo. Allora, Ciro è l'opinionista, è l'uomo della strada. La strada la vedete scritta in faccia, ce la vedete. E nel concorrente, perché in questa trasmissione facciamo anche il gioco del logo, il quiz. È chiaro? Un applauso al Ciro. E alla splendida, questa ragazza Carola si chiama, giusto? Una ragazza che tanto ha dato e tanto darà ancora alla nostra trasmissione. Grazie. Hai sturciato il nome della ragazza, non si chiama Carola. Carlotta. Ah, ok, perfetto. Carlotta. Bene, Carlotta. Ha 27 anni. Che c'è tenito, Anna, c'è capavolta. Allora, facciamo la domanda ai nostri ospiti. Ciro, scusami, però abbiamo una conduttrice, cioè una co-conduttrice, una valletta. La prima presenta. Hai ragione. Sì. Perché capite? Valletta. Stavo aspettando il rullo di tamburi. Il rullo di tamburi. Il rullo di tamburi. Lele Sabella. Signori. E signori. La signorina. Flavia. Bello. Allora, partiamo dallo chef, lo chef vegano. C'è una domanda per lo chef? Sì, c'è proprio scritto qua. Autori. Caro Augustus. Non è Flatator, questo è il dottor Augustus. Dottore Augustus. Sì. Perché questa scelta di diventare vegano? Vegano. Nel futuro ci sarà abbastanza cibo per tutti? Sta inventando le domande, è una cosa che te venuta in mente. Quali sono i piatti vegani da lei inventati? Ma la Gesù, tre o un tutto insieme? No, basta la prima domanda. Come mai la scelta? Io penso che penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. Grazie davvero. Bravo. Grazie davvero.
Ma andiamo a questo punto, dopo un dibattito molto bello da questo punto di vista, grazie per quello che ci state regalando a questo dibattito, andiamo verso la zona della stampa straniera. Stiamo cercando di capire cosa pensa di noi la stampa straniera, va bene? Questo ce lo farà sapere il nostro Raffaele Pucci, con le Pucci News. Ed ecco voi, un applauso a Pucci, Raffaele Pucci News. Raffaele Pucci ci rappresenta, ci rappresenterà quello che succede nel mondo in questo momento. C'è un clima difficile in questo momento, ragazzi, nel mondo, il mondo sta subendo un momento particolare. Una crisi particolare. La crisi, che crisi? Beh, perché questo mondo non si capisce più niente. Hai ragione. È la fine. Ma in particolare che cosa sta accadendo in questo momento? E praticamente in particolare sta accadendo che gli Stati Uniti d'America vogliono prendere e invadere a chi? Vogliono invadere là che stanno là. Ma lui non può parlare perché sa delle cose. No. Se si potesse parlare, si fosse. Allora, gli USA vogliono invadere che cosa? Allora, vogliono invadere là? La Russia. Vogliono invadere. Attenzione. Siamo negli anni 60, attenzione. Sì. Allora, che cosa? C'è una crisi in atto davvero forte. Quindi, come mai questo scontro USA URSS? Perché praticamente si vorrebbero polizzare. Sull'essere polizzare. Sono dei tecnicismi, sono dei vocaboli un po' particolari. Siamo nel top secret. Quindi che vorrebbero fare? Vorrebbero invadere. Ma chi? L'USA o la Russia? La Russia. Insieme? Insieme. Quindi sono alleati? No, stanno proprio scontrati. Contro chi? Chi? Il paese dai padri. È la L'Ucraina! Bene, questo è un momento topico. Ma che cosa fa, diciamo, la stampa straniera? Diciamo, la finestra dell'Europa, praticamente. L'Ucraina è detto la finestra dell'Europa. Sì. Ah, come Piazza dei Martiri, il salotto di Napoli. Che loro fanno? La stessa finestra. L'Ucraino non lo... Questo è ucraino. Ucraino stretto, questo. Ma la cosa bella che... Un attimo solo. La cosa bella che gli USA non ce la fanno. Che cosa rischiamo? Una seconda guerra fredda? No, la terza guerra fredda. Perché la seconda? Ma c'è cattato congelatore che ha il pull. Grande battuta. Cosa pensa di noi la stampa straniera? Perché Raffaele Pucci conosce le lingue straniere, tranne l'italiano, ma conosce il tedesco, il francese e l'inglese. Allora, prima parliamo da quella straniera. Che cosa dice la stampa estera? La stampa estera, quella straniera, per precisione... Il Bild, il famoso Bild tedesco. Ah, che lo stampano dove? Dove lo stampano? Dove lo stampano? La città dove stampano il Bild. A Colonia, dove fanno anche l'acqua. No, giusto? Fanno un profumo veramente. L'acqua di Colonia. Bene, che cosa dice quest'articolo? Fa impressione. Fa impressione, sì. Allora, Las Drog Diet. Imps Drover. Imps. Short Death. Bene, che cosa, invece che cosa dice questa cosa? Dice che la droga fa bene. Bene. Invece leggiamo un attimo che cosa il Times, quello inglese è il più bel giornale che ci sta. Non ho capito? È un bel giornale inglese. Che ci sta, diciamo così. Ecco, che cosa... The New York Times. Che cosa dice? For Putin, a Putin, leave for China. Che detto in parole povere... Detto che Putin te la potevi, vuoi fare casa a Putin e basta. Un applauso a Raffaele. Ci sta. Sentiamo, grazie Raffaele, arrivo subito da voi. La parola io. Lo sapete, devo mattina a Coriesci. No, capito? Mattina a Coriesci. Sempre a mezzogiorno. Allora, a mezzanotte. Voi che cosa ne pensate? Più sport, siete più per il fisico, più per lo spirito? Sa, il dottoressa Cinghion Shaolin. Per il fisico, sinceramente. Perché? Penso che si vede, no? Ma allora, in modo fisicamente. Il fisico ci va senza offesa. Senza offesa, voglio dire. Con la parrucca in testa, però. Tu sei antico, quindi devi far crescere questi capelli. Io no, io sono moderna, antico. Quindi... C'hai la parrucca bella? No, scusate. Sei troppo antico. Vogliamo fare una prova? Vogliamo provare? No, proviamo. Io ho detto l'antichità, come dicevano i greci, in hoc signo vinces. Erano i latini, però va bene così. Ma non si dice parrucca, si dice extensio.
extension. Lì tachissimo lì. Però non c'è vita dal vivo, extension. Bene, a questo punto cerchiamo di tornare a... Dimmi, Ciro. No, io penso perché sono opinionista, scusate. Chi dai? Chi l'ha fatto? Secondo te chi sono? Quali sono i veri capelli? Che cosa hai detto? Penso... Tocca odora, vedi? No, più Antonio. Ma che cazzo dall'odore, scusami. Ma che cazzo? Dove è il lavoro? Un attimo solo, Ciro, dicevi? Allora, per me, secondo me, perché anche l'occhio vuole la sua parte. L'occhio? L'occhio. L'altro è il finto? No, vuole la sua parte, secondo me è più il fisico. Ah, quindi sei più attratto dal fisico che dallo spirito, dalla mente. Perché tu la prima cosa che guardi è il fisico. Ah, perché forse la tua, questa, lo sapeva che il professore Sapio Tuttis... Allora, io la mattina mi alzo in forma, però per colpa degli altri io mi deformo. Ah, Che c'entro io? No, le spiego, attimo, perché io penso una cosa, anche per i discorsi triviali che stanno facendo, insomma, nell'angolo lì, sotto proletariato. Che discorsi triviali? No, guardi, io penso che l'Italia, la cultura è un'arma, e l'Italia è un paese di pacifisti. Perfetto. Allora, avete capito questa cosa? Non ho capito, non mi è piaciuto. Bravo. Voglio concludere, scusate. Arthur Schopenhauer, Arthur Schopenhauer diceva: la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Io sono a favore del movimento perché favorisce la longevità contro la sedentarietà. Bene, bene, bene. Ricordiamo agli amici presenti che Schopenhauer non è un pilota di Formula 1, è Schumacher, perché molto Gigi. Dimmi, Ciro. Voi scusatemi. Sì. Però l'intellettuale c'ha il fisico di Schwarzenegger, mi ha fatto delle foto. Hai fatto delle foto? Allora, queste cose scivolano come olio sui binari della mia indifferenza. Bene, bene. Parla bene, ma tu non far finta, tu far finta. Allora ringrazia gli ospiti per questo dibattito molto, non sta scritto qua, ringrazia gli ospiti. Augustus? Augustus. No, già ve ne è andato. Ringrazio. Perché a questo punto, dopo queste perle di saggezza, graziamo anche Carlotta che ha detto cose importanti, forse si è dilungata troppo, però a questo punto diamo la parola alla buona musica. E quando parlo di buona musica, bene, allora, signori, mi stai caricando? Non ti preoccupare, signore e signori, un pezzo straordinario, non scritto e non arrangiato da questi signori. Signori, invece. No! Pronto? Non abbiamo dato neanche il numero di telefono. Pronto? Salumeria la Campagnola? Fermi. No, avete sbagliato. È vero che noi possiamo comunicare, potete comunicare con noi. Non sappiamo chi vi ha dato il numero di telefono. Grazie comunque per aver chiamato. Sentite, dice la nonna che Maricott ha facito proprio voi o ha facito purtroppo? Non ce l'abbiamo. Allora, Aricott, dite a vostra nonna che io non la faccio. È chiaro? Non la fa. Ma voi siete sicuri? Allora, io vengo a pigliare lo stato. Voi chi siete? Io sono Diego da Fuorigrotto. Ah, Diego da Fuorigrotto, bene, bene. Sta pure mio cugino qua con me, dove a team. Tiene una faccia antipatica. Il suo pizzetto antipatico. Vabbè, il suo pizzetto è normale. Il suo presentatore, come sono io? Tu sei simpatico. Grazie. Bene, bene, bene. Ciao, a preparare ricotta. Non ce l'abbiamo. Ci vediamo al bar degli azzurri e poi facciamo i conti. Allora, però non possiamo suonare dopo la ricotta. Cioè uno assolutamente. Intende, allora, tra la ricotta e Ludo ci serve sempre uno spazio da sottiletta qualche cosa. Okay. Allora, loro sono straordinari. Come artisti sono eccezionali. Signori, una canzone, la canzone che adesso vi presenta. Gigi della La tua preferita, Gigi, come l'hai cantato 100 volte? Ah, sì, questa canzone mi piace molto. Vai, allora vai. Signore, signori. Vai più avanti, prenditi un attimo, vai. Ma vado ancora. Si dice una vai. Allora. Prenditi la 1, vai. Qual è la 1? Perché sta capicci. Allora. La 1, guarda me. Allora, signore e signori, Ludo e la sua 10 Lab ci presenteranno una canzone che a me piace molto. Si chiama Ciro? No, che zio. Ah, no, che bello. No, si chiama Ciro, virgola. Si chiama Ciro, virgola. No, la virgola anche prima. Non già la faccio. Allora, questo non mi ricordo ciò che sono fatto. Perché tu sia femmina mia. Sia femmina mia. Sia femmina mia. Un paro bene, quasi non c'è dire. Pure una buci, tu devi studiare verità. Oggi c'è una ieri, come passo di tempo e sola tu non passa mai. Come bella sta con te, come sta una voglia ca. Quest'amore è come un mare, manco vento va asciutta.
sta con te, io non cerco niente giù. Se tu guarda rinda voci, ma l'amore ancora giù. Perché sei femmina mia, se tu dica non è una bugia. Stavo caduto in mora. Più di eleganza, bro. Bellissimo, ragazzi, ragazzi, peccato che sia l'ultimo brano in programma. Aspetta, però prima di andare avanti devo fare un saluto speciale, ho un amico che devo salutare, devo ringraziare da parte mia di tutta la band. No, ma è giusto, perché questa è una trasmissione di servizio. No, è un amico stretto che ci veste dove, diciamo, dove non si vede, praticamente lui è Rocco Intimo. Ciao Rocco, sei il numero uno, bacio a te. Sei il numero uno. Grazie di tutto, ti voglio bene. Go for me. Un attimo solo, cioè. Tony. No, Ciro, dimmi tutto, Ciro, dimmi. Ma che mica ci stanno i sponsor? No, 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 ma assolutamente, io non li ho voluti, è solo un carissimo amico, non è una marchetta, come si suol dire. Rocco Endi, mio amico, è Ludo. Anche amico mio, anzi, colgo l'occasione per salutarlo, invito la band. Ragazzi, Rocco Intimo! Rocco Intimo, l'intimo su misura per te. Offerta della settimana! 3 mutande, 25 euro. Rocco Intimo! Posso fare un ordine? Che ordine fa? L'orco di tre mutande. Ma che è l'orco? Chiedo scusa, ma non... Un attimo, che c'è? Invece? Vorrei approfittare di avere una misura per le mie mutande. Ci organizziamo, adesso un paio di settimane. Ma aspetta, allora, a parte per te va benissimo, tiriamo fuori quella tenda e a paramma, però non è il caso di questo, fare questa cosa. Ma pure mutande su misura, mo se ne avendo. Ma che misura vuoi dare? Allora, ascoltate un attimo, perché questa è una cosa bruttissima e poi ne parliamo. Allora, a questo punto ci apriamo all'esterno, è vero Gigi? Apriamo all'esterno, perché noi amiamo anche il mondo dei bambini, sì. I piccolini, quelli là che parlano da cucina. Voglio papà. Chi è su? Chi è? I bambini. Che figlia tiene tu, Catina? Stavo già così. Allora, e ci apriamo al mondo dei bambini, quindi con le citazioni napoletane dell'amico Giuseppe Zambon, via ai nostri cartoni animati. Siamo tutti abusivi. Mamma mia, ma è bello lì, ma è già si più. Oh, allora è vero. Oh, ma sei su questa cosa? Annaccia mi sei. Oh, ma sei rotto proprio, mamma mia. Ah, scolo un po' di, mi scoccio. Pingu non c'è. Ma allora Mertenzo, vero se non va? Chi è Mertenzo? Ah, buongiorno. Ah, a caffè colazione, mamma ha cattata Nutella. Pingu, sei ancora romano? Oh, è a scuola, Pingu! Ah, chi sei ancora romano? Noi ma... Chi si muoveva a scuola? È scettato o no? Buongiorno! Sei ancora romano? Pingu, è a scuola, muoviti, ah! Noi ma chi si inizia? Mamma mia, non si può dormire poco, qua! Io mi apri... Ah, oh, l'equilibrio! Mamma mia, che suono! Mi fanno male pure i rini! Ah, mi apri, cominciamo a stare un attimo, Nacho, tutti scemi, tutti scemi. Ah,
Non sta fresca, io che non esco. Ti scemo. Mi alla perienda. Guarda, tengo perienda, ciao. Ma dare il suo bicchiere, suona che sono curto, no? Mannaggia. Oh! Mamma mia! Arisa che mi fa male per Arisa, mannaggia. Ci avrei po' forza, Akis, perché gli sembra nati, hai scordi che cosa? Si è fatto pure tardi, ah! Tu muovere a noi, ah, forza! Come facciamo, perché mi stai rompendo pure per? Tu puoi uscire da mattina, mi ha fatto una tavola tanto, attenni, ah! Ma che sei rotto? Ti ha rotto pure la cartella, non fa niente, ah! Che giornata che schiava! Andiamoci! Oh, arruo, io! Ma c'è pure a per? Un po' come, è che slitto! Mannaggia! Andiamoci, ah! Il bagnuccello! Che se allorate, che se sa buono col limone, eh? Invece che sa, sa buono con i frutti, ma. Insieme a fare un spaghetti che pongolo. Ah, va buono che pongolo. E giù, ma essere un me. E giù, il set mu. E ci va a creare te. Giù. Mangi. Ah, 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 tu devi smuovere nel cervello. Mi hai pigliato proprio per. Ah, set mu. Ah, set mu. Guarda te naga, sì. Siamo tutti abusivi. Bene, bene, questo è il momento dei cartoni animati. Tony? Bentornati! Bene, attenzione però, non andate via, perché nel blocco successivo ci sarà un momento, la TV del... della tristezza. Del dolore. Del dolore. Non sta incarrando nulla, è incredibile. Avremo qui... Perché noi facciamo anche quella di dolore. No? Quella di dolore. Non so quel di... Va bene, perché... parlavo forse, giusto per il contratto. Allora, scusa. La TV del dolore. Avremo qua un pentito, una persona che tanti anni, per tanti anni ha picchiato vecchiette. Non si fa, non si fa. Non si fa questa cosa. Le anche molestate qualcuno, mette. Vabbè, lo vedremo che dopo, schifo. Ma lanciamo la pubblicità, ma non la lanciamo così, perché noi non la lanciamo con la nostra Flavia. Sì. Flavia. Io colta intellettuale sto per dire una frase ad hoc, vero, professore? Oh, prego, prego. Madonna mia. Guarda, vedi come è colta, brividi, no? Brividi. Ho detto colta, no, corta. L'agita, vedi che è colta. Allora, quisque faber fortune sue. Mamma mia, che in realtà è bello. Bello, professore, è vero questa cosa? Io farei un applauso. Brava. Brava. Basta col cliché della Valletta che non... Scusate l'ignoranza, non ho capito. Mo te lo traduce. Quisque faber fortune sue significa, Flavia? Devo tradurre? Sì. Mi trovi un po' impreparata. Per bene. Cui direi, oppure posso poscindere dall'acqua soia. Esatto. A dopo. Siamo tutti a posto.